Benvenuti, siamo qui col maestro Roberto Abbondanza, che è un noto baritono e da poco ha terminato di cantare. E, riguardo a questa serata, io volevo chiederle quali sono le caratteristiche principali della musica contemporanea e di un cantante di musica contemporanea. Dunque, una domanda che richiederebbe molte giornate, non abbiamo tutto questo tempo a disposizione. E dunque, la musica contemporanea è come l'arte in generale contemporanea, l'evoluzione di quello che è tutto il passato che abbiamo avuto. E partiamo dalle difficoltà. La difficoltà maggiore è trasmettere un linguaggio che è differente da quello che abbiamo ascoltato o visto fino a questo punto. Quindi, per quello che mi riguarda, è l'impegno di voler trasmettere al pubblico, perché poi noi lavoriamo per il pubblico, il messaggio di questa musica nel miglior modo possibile, soprattutto per attirare la gente su questo repertorio. È anche una cosa molto stimolante, perché la possibilità di fare, che so, come stasera, una prima esecuzione significa metterci molto più del personale, no? Mentre invece, che ne so, quando si fa le nozze di Figaro di Mozart, ci sono già stati centinaia, migliaia di interpreti che hanno fatto quella parte, quindi tu ti inserisci in un filone già percorso. Invece qui si sperimenta, no? Sul proprio corpo, sulle proprie corde vocali, via. Eccoci. Canta solo brani della nostra epoca o... Dunque, io il repertorio in Italia passo per uno specialista, perché in Italia abbiamo questo vizio che dobbiamo tutto inserirlo nei cassetti, no? Così c'è il cantante d'opera, c'è il cantante musica moderna, il cantante musica barocca. Io ho cominciato la carriera con la musica antica e barocca, e che continuo ancora a fare, e poi dopo ho avuto questo passaggio nella musica moderna, che sembra strano a dirsi, però molti compositori moderni, qui stasera per esempio io ho fatto un brano di Furrer, è la prima volta che canto questo compositore, mentre nella stessa serata c'è Fabio Vacchi e ho fatto diversi suoi lavori, e mi ricordo le prime volte che ci incontravamo lui cercava una vocalità che fosse più riferita allo stile antico, quindi il passaggio tra l'antico e il moderno è stato abbastanza semplice. Qual è il compositore contemporaneo che ama di più e invece tra i classici? Dunque, compositore che amo di più, spero che questa intervista non venga troppo propagandata, perché i compositori sono molto gelosi tra di loro e quindi potrebbero dire che favorito questo. Dunque, vado controcorrente, perché diciamo che la musica moderna è fatta da molti compositori. E ci sono i compositori che vengono ritenuti più seri, più di alto livello, e quelli che fanno una musica un pochino più semplice, forse più orecchiabile. Io voglio favorire loro, ne dico due perché sono due persone che amo molto e sono miei amici, ho questa fortuna, e sono Luis Bacalov e Ennio Morricone. Io quando faccio le musiche loro mi diverto tantissimo, e speriamo che tutti questi altri non si offendano. Ah, invece quello classico, Puccini invece, tantissimo. Che lei ha mai cantato in un'opera lirica? Sì, certo. E diciamo... L'opera tu dici classica? Sì, sì. Sì, sì, certo. Un'esperienza dove ha cantato che gli è rimasta particolarmente impressa? Un'esibizione... Guarda, di opere, se diciamo nel repertorio contemporaneo, un'opera che mi sono molto emozionato, era molto bene, è un'opera moderna, una prima esecuzione, al Maggio Musicale Fiorentino, l'Antigone di Ivan Fedele, è stata un'esperienza bellissima, dove ero Creonte, il personaggio là, chiaramente insomma, era bellissimo, una regia fantastica di Mario Martone. Se l'emozione del posto quando canti in Arena di Verona, ha fatto Tosca, io faccio i ruoli di carattere, e faccio il sagrestano, ecco, quando entri c'è davanti 16.000 persone, effettivamente è una certa emozione, insomma. Ma è un'emozione però positiva, non è un'emozione
diciamo che rasenta il panico, è una cosa proprio emozionante, insomma, adrenalina, è molto bello. Quindi. Quanti concerti tiene mediamente in un anno? Concerti, dunque, il fatto del concerto è un po' variabile, perché la concertistica ci sono anni, si fa più o meno. Diciamo che io normalmente concertistica più di 10-15 concerti non faccio. L'attività invece operistica... Se ho sbagliato termine, direi spettacolo. Sì, sì, però, sai, però... Esibizioni. Sì, però diciamo che è una cosa abbastanza diversa. Sono come se fossero due canali che viaggiano sì parallelamente. Quando si fanno le opere, le produzioni sono lunghe, quindi... ecco, quest'anno io ho fatto 7-8 produzioni, adesso vado domani alle 3, c'è una prova a Palermo, un'opera di un compositore cecoslovacco, e quindi e lì starò 40 giorni, quindi più di tante non è che ne puoi fare, insomma, se ne fai 6-7 all'anno hai riempito già l'agenda. È una domanda un po' più, diciamo, personale. Lei ha, ai suoi nipotini canta mai una canzone lirica o un pezzo di opera lirica? Dunque, allora, i veri nipotini, cioè i figli di sorelle, diciamo, forse no, forse l'ultima, qualcosa. Invece ci sono dei nipotini acquisiti, in particolare che diciamo, figli di una cugina, che vivono a Bologna, e ce n'è uno in particolare, ogni volta che vado su lui vuole che gli faccio qualche cosa, però è un ragazzino molto interessato, nel senso non gli interessa, che ne so, che tu gli canti Don Giovanni o il Barbiere di Siviglia, anche che gli fai un vocalizzo, un gorgheggio di un compositore moderno, che ne so, Claudio Ambrosini, siccome è strano, e allora lui resta tutto interessato, però ho l'impressione che sia anche un ragazzino un po' particolare, perché una volta ho fatto a Bologna l'ode a Napoleone Bonaparte, che praticamente in spreche sangue, no? Non si canta, è solo la pronuncia, diciamo, in inglese ritmica, è una cosa abbastanza complicata, e questo ragazzino era rimasto molto colpito, e quindi è un po' particolare. Grazie mille. Grazie a voi, molto gentili. Sono un piacere. Bene, ciao. Roberto, piacere. Piacere, Matteo. Ciao. Pietro. Ciao, in bocca al lupo.